Presentata a Palazzo De Nobili la quinta giornata della cultura, promossa dall'EU Club Catanzaro Host e dall'avvocato Yves Catanzaro, ideatore del premio Carlino d'Argento, terza edizione, inserito nel programma delle manifestazioni. Le iniziative si terranno giovedì 9 maggio con il contributo del Comune e della Camera di Commercio, il patrocinio della Fondazione Politeama e del Museo Diocesano. Quest'anno è un programma veramente molto importante. Quest'anno abbiamo scelto la tematica dell'arte sacra e dei beni ecclesiastici, perché credo che ognuno di noi, quando entra in una chiesa, non si è mai posto il problema oppure di chi è quel quadro oppure quella statua quando risale. Beh, sicuramente noi catanzaresi dobbiamo imparare ad apprezzare quello che abbiamo, e quest'anno la tematica secondo me è molto importante. Inizieremo alle 9:30 con un dibattito appunto sull'arte sacra e beni ecclesiastici presso la sala conferenze della Camera di Commercio, per poi spostarci alle 11 alla visita guidata al MUDAS, il Museo Diocesano di Catanzaro Squillace, e infine la serata alle 18:30 il galà della cerimonia di assegnazione dei premi realizzati da Michele Affidato sarà appunto qui alla sala concerti del Comune di Catanzaro, e appunto premieremo queste quattro eccellenze catanzaresi. La giornata della cultura è un evento che si propone puntuale ogni anno e ogni anno viene atteso dalla cittadinanza catanzarese, proprio perché quello su cui puntiamo noi è proprio l'idea e la voglia di far comprendere ai giovani l'inestimabile, anche se spesso dimenticato, valore di tutto quello che la città di Catanzaro può offrire. E quindi noi vogliamo dare l'opportunità ai giovani di conoscerlo e di portarlo in giro per il mondo, proprio perché spesse volte è veramente dimenticato. Quest'anno abbiamo scelto come da premiare delle vere eccellenze, mantenendo alto il livello di questo premio. La prima premiata per le eccellenze è Elena Sodano, che è una personalità straordinaria del nostro territorio, si è occupata delle demenze, e quindi è un privilegio avere nel nostro territorio una personalità di questo livello, di questo calibro, di questa sensibilità, di questa passione. La cooperativa Nido di Seta per l'imprenditoria giovanile rimette in auge un sistema millenario della coltura del gelso, ma non solo quello, del biologico, e anche una specie di comunicazione col territorio attraverso l'assistenza, la formazione nelle scuole. È una cosa veramente straordinaria, sono giovanissimi e sono eccezionali. Il terzo premiato per la sezione arti e discipline dello spettacolo, Alessandro Grande, vincitore del Davide Donatello con il cortometraggio Bismillah. Quarto premiato per la cultura, il professore Alessandro Campi, politologo, storico, ha scritto moltissimi libri, pluripremiato, ha fatto moltissime pubblicazioni nel campo della storia attraverso la trasformazione della società democratica. È un privilegio averlo tra di noi, quindi credo che questi quattro nomi trovano tutti concordi, hanno trovato tutti concordi nel dare questo premio. La giornata di oggi si inserisce all'interno della bellissima programmazione attuata dall'Assessorato alla Cultura, tantissimi eventi che ogni giorno arricchiscono l'offerta culturale di questa città. E come Assessorato abbiamo sposato, sostenuto questa iniziativa che va a premiare le eccellenze calabresi, quindi soprattutto della città di Catanzaro, di persone che si sono contraddistinte nei vari campi. Merito va a chi ha voluto organizzare questa giornata proprio per rafforzare quello che Catanzaro è in grado di esprimere, quindi nella cultura, nel sociale, un premio che lo scorso anno ha visto premiati delle personalità importanti. Lo facciamo insieme agli amici dell'O Club anche quest'anno, per rafforzare appunto le capacità di questa città.